radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Un altro punto con per parlare di una persona davvero speciale, perché questo pomeriggio, non l'ho inserito nel nostro calendario di eventi, però oggi pomeriggio a Trani alle 18 al Circolo del Cinema di Norisi si ricorderà un grandissimo giornalista sportivo e non solo, che è Beppe Viola. E io in collegamento telefonico ho veramente il piacere di avere in collegamento telefonico la figlia Serena Viola. Buongiorno Serena. Buongiorno a tutti, anzi il piacere mio, grazie. Grazie a te, so che hai fatto un bel viaggetto questa mattina, e però sei arrivata giusto in tempo, insomma, per farci una bella chiacchierata via telefono. Ovviamente, spero di incontrarti ovviamente prestissimo. Per parlare di questo pomeriggio, che cosa succederà questo pomeriggio? Allora, guarda, sono qua, siamo arrivati stamattina, tra l'altro una giornata bellissima, sì. Siamo fortunati e siamo già al Circolo del Cinema di Norisi di Trani con Lorenzo Procacci Leone, che è l'organizzatore di tutto quanto, e stiamo facendo le prove e direi che ci siamo e sono tutti molto carini e non vedo l'ora che sia oggi pomeriggio, insomma. Insomma, poi per ricordare tuo papà, che era una personalità molto, molto eclettica. Sì, decisamente sì. Ci inorgoglisce molto che, nonostante sia passato tanto tempo, venga ancora ricordato con così tanto affetto. Noi non siamo abituati alla mondanità, però è una cosa che fa molto molto piacere, per cui non si poteva dir di no a Lorenzo e a Vito Santoro anche, che sta dando una mano per questo pomeriggio, per cui anzi sono molto molto contenta. Beh, una mondanità che sarà sicuramente colma d'affetto questo pomeriggio, sono sicura che verrà ricordato nel migliore dei modi, però ci sarà tanto affetto delle tante persone che poi l'hanno conosciuto, lo conoscevano, anche perché è stato un personaggio influente anche nel mondo della musica, anche nel mondo del cinema, tante e importanti sono state le sue collaborazioni. Sì, devo dire di sì, nonostante il giornalismo ha lasciato tanto, anche dal punto di vista così del linguaggio televisivo, di un certo tipo di umorismo, per cui in realtà, nonostante sia scomparso tanti anni fa, viene ancora ricordato anche magari da giovani, magari appunto persone che non hanno proprio vissuto magari direttamente quel periodo, che però magari attraverso racconti o spezzoni di televisione eccetera si sono appassionati ed è una cosa molto bella, forse l'eredità più bella che ha lasciato, insomma. Ecco, a proposito di eredità, che papà era? Come è stato crescere con un papà così importante? Io sono l'ultima di quattro, quindi proprio per questioni anagrafiche io e mio papà siamo stati insieme molto poco, nel senso che quando lui è scomparso io ero molto piccola, mm-hmm. Però fortunatamente nonostante lavorasse tantissimo, quando era a casa era molto presente, per cui io sono stata cresciuta dai racconti della mia famiglia, di amici e quant'altro, per cui sicuramente un papà divertente, interessante, ripeto, magari un papà poco presente a casa per questioni di lavoro, che però quando c'era era estremamente, estremamente paziente, per cui un ricordo bellissimo. È un papà... Poi siamo state fortunate, insomma, perché per il lavoro che ha fatto abbiamo la possibilità tuttora di vederlo in video, eccetera, esatto. Per cui devo dire la verità, nel dispiacere siamo assolutamente circondate da suoi ricordi. Esatto, lo continuate a vivere attraverso i ricordi delle persone, attraverso le parole delle persone, attraverso i video, attraverso tutto quello che ovviamente lui ha realizzato nel corso della sua carriera. Assolutamente sì. Allora Serena, io ricordo l'appuntamento questo pomeriggio a Trani al Circolo del Cinema di Norisi, e insomma si ricorderà Beppe Viola. Io veramente ti ringrazio per essere intervenuta in trasmissione. Grazie a te. Ti auguro una buona giornata, ovviamente saluta i due organizzatori, che lo ricordo sono Lorenzo Procacci Leone e Vito Santoro, quindi grazie mille Serena, grazie per essere intervenuta.
Buona giornata. Buona giornata anche a te. E ciao, con questo, ciao. Arrivederci. E con questo chiudiamo la puntata. Io vi ricordo, prima di chiudere, ovviamente la nostra pagina Facebook, radiobari.cult, e il nostro indirizzo mail, cult@radiobari.net. Ringrazio come ogni mattina per la regia di Telebari Federico Semplice, invece per questa mattina per la regia di Radio Bari Paolino Gentile. Grazie per averci seguito. A domani. Buona giornata.